Mi chiamo Simone Gotti e oggi io qua per presentarvi un nuovo progetto open source che abbiamo sviluppato in questi mesi in Sorient Lab, chiamato Agola. Agola è principalmente un tool per fare la continuous integration e la continuous delivery, continuous deployment, continuous everything che abbiamo sviluppato internamente e che abbiamo rilasciato come open source un paio di mesi fa, il 15 luglio, ed è un tool che si presenta così dal punto di vista, diciamo, dell'interfaccia web, che è l'1% del lavoro che c'è dietro, però è quello che l'utente vede per prima cosa, diciamo. Adesso la sessione aveva messa dalle 11 alle 4, alle 13, giusto? Ovviamente non so se durerà proprio 2 ore, durerà sicuramente meno, anche perché spero di non annoiarvi troppo. È un po' più lunga la sessione classica perché c'è un dietro un po' di cose, se riesco poi, visto che se va alla rete qualcosa, ve lo farò vedere anche un po' di cose pratiche, un po' di demo, diciamo. E poi dopo passiamo anche, comunque, voglio dedicare un po' di... una parte alle domande, perché immagino che vi verranno fuori un po' di dubbi e così, quindi se a un certo punto mi fermo e vi chiedo se avete delle domande prima della fine, diciamo. Perché Agola, innanzitutto? Molti di voi avranno già usato tantissimi tool di continuous integration, ce ne sono, adesso non faccio i nomi perché sennò se non cito qualcuno magari si offendono, e quindi comunque ci sono tantissimi tool che sono sia open source, altri tool che sono invece solo disponibili come software as a service, e molti di questi sono closed source, ossia uno può usufruirlo ma non è presente il sorgente, è semplicemente una cosa fornita, alcuni sono anche open, pochi, diciamo, molti sono gratuiti appunto per i progetti open source e fanno business invece appunto essendo a pagamento per i progetti, diciamo, privati, quindi non quelli che usa un'azienda, sviluppa un po' come la stessa cosa che fa GitHub con i progetti pubblici e i progetti privati, hanno lo stesso modello di business. Internamente in Sorient negli anni abbiamo usato tantissimi tool appunto nati per fare continuous integration all'inizio, poi il concetto di continuous integration si è evoluto, è diventato continuous delivery. Il primo ovviamente era Hudson, il predecessore di Jenkins, diciamo, quindi andiamo indietro di più di 10 anni e passa, anche 13 o 14. E ne abbiamo usati tantissimi nei nostri progetti open source che abbiamo noi, utilizziamo tuttora tool forniti come software as a service perché sono gratuiti appunto per la parte open source, non ci necessitano di installare, preparare nessuna infrastruttura, niente, perché sono già pronti per essere utilizzati. Quindi abbiamo acquisito un buon pacchetto di conoscenze su tutti i vantaggi e svantaggi di ognuno di questi tool, e cercando un po' di chiacchierando in giro così in questi anni è sempre venuto fuori che nessun tool riusciva mai a coprire tutte le nostre esigenze, richiedevano spesso alcuni workaround o piegare un po' la loro logica di funzionamento per venire incontro a quello che volevamo veramente fare, e quindi abbiamo deciso appunto di svilupparci il nostro programma, il nostro software di continuous integration e continuous delivery, prendendo spunto anche da tutti quelli esistenti, facendo un bel po' di ragionamenti interni su quale feature sono veramente utili, andando a sentire proprio gli sviluppatori o i nostri clienti, quindi raccogliendo feedback e così, ed è nato Agola. Il design di Agola è quindi basato su alcuni punti principali. Volevamo fare un tool che fosse facile da utilizzare ma nel contempo potente, quindi non troppo complesso da gestire, da amministrare, da configurare, eccetera, eccetera, ma potente, e quindi dopo vedremo in che modo l'abbiamo cercato di far potente e con pochi punti base. Ad esempio, Agola è basato completamente su un workflow basato su Git,
Quindi Agora al momento non si integra con nessun altro sistema di version control, perché comunque Git è quello che abbiamo visto, copre il più utilizzato e anche il più potente. Quindi noi abbiamo deciso di fare tutto basato su Git. Quindi quando noi andremo a vedere la nostra definizione della nostra, chi la chiama pipeline, workflow, noi la chiamiamo chiamate run, dopo vi spiego anche il motivo. Tutto è committato dentro al repository Git, quindi non esiste la pipeline definita da qualche parte esternamente o così. Abbiamo deciso di fare tutto basato su Git in modo che sia tutto appunto tracciato e riproducibile e ci offre anche numerose altre feature che poi vi faccio vedere. L'esecuzione di una run, ossia del nostro workflow, viene appunto triggerata normalmente da un'azione che noi andiamo a fare su Git. Dopo vi faccio un esempio più pratico, si capisce meglio. Lo scopo è utilizzarlo per gestire tutto il ciclo di vita dello sviluppo, quindi non solo i test, gli integration test, ma anche appunto la delivery, il deployment di un'applicazione. Supporta qualsiasi tipo di linguaggio, quindi non basato su, che so, Go, Java, Python, Node.js, eccetera, eccetera, ma qualsiasi tipo di linguaggio, anche qualsiasi tipo di deployment, qualsiasi tipo magari anche di interconnessione, quindi di notification, eccetera, eccetera. Quindi fa qualcosa molto generico che non abbia. Poi vedremo, non esiste un plugin, non esiste niente, ma modi molto più semplici, diciamo, anche un po' più innovativi per integrarsi con tutti i sistemi che noi, i nostri clienti, eccetera, utilizzano, che possono essere tantissimi, quindi non possiamo dire supporto questo, 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 questo. Integrarsi con i più famosi Git provider contemporaneamente, quindi vuol dire che io posso integrare una mia istanza di Agora, se ne ho una e basta, con tanti Git provider, non solo posso integrarmi con GitHub, ma anche con GitHub, GitLab e un modo anche, adesso per il momento abbiamo sviluppato questi tre integrazioni perché sono le più utilizzate e poi dopo se ne potrebbero sviluppare altre anche grazie al contributo della community. Abbiamo deciso quindi di fare il cosiddetto concetto di workflow che noi abbiamo chiamato le run e praticamente molti tool hanno il concetto di pipeline, ossia un insieme sequenziale di step, alcuni la chiamano stage, alcuni possono essere alcune permettono di parallelizzare questa esecuzione se è possibile, altri invece sono proprio molto sequenziali. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più generico e più potente, ossia noi possiamo definire tanti task. Questi task qua sono correlati tra loro dalle dipendenze, quindi si crea una specie di grafico dei task in modo da ottenere il massimo anche della velocità per rendere le nostre run il più veloci possibile. Quindi se io posso parallelizzare delle cose, lui le parallelizza, non aspetta che finisca il task precedente se non vi è una dipendenza e così via. Come fatti un po' qua all'inizio nella prima pagina. Questo qua è un esempio tipo della nostra run per buildare proprio Agora stesso. Come vedete, io sto parallelizzando qua la build su due versioni di Go differenti, quindi qua vado in parallelo. Una volta finito questo, viene la dipendenza, quindi partono i test e poi parte la parte di build e creazione dell'immagine e push su un repository. Adesso sto facendo un esempio semplice, tanto per far vedere qualcosa. L'altra cosa importante, essendo un tool fatto per la continuous delivery, quindi continuous deployment, anche farlo in modo che lui permetta appunto di eseguire una sola run alla volta, su esempio un singolo, quello che voglio io, sì, esempio, se io vado a deployare, vado a creare un tag sul mio repository Git, che questo tag qua triggerà una run che alla fine va a deployare anche in produzione. Io non voglio che se vado a creare più tag in parallelo perché ho fatto un rilascio, poi dopo ho aggiunto una nuova modifica, vadano in parallelo due run a concorrere, perché se sto facendo un deploy in produzione, questa cosa qua causa anche qualche problema di concorrenza, non avendo risultati soddisfacenti. Quindi se c'è una run che sta già andando, quella seguente partirà solo quando la prima è terminata, in modo da non creare questi problemi di concorrenza. Le run poi sono state studiate anche per essere riavviabili e riproducibili. Cosa vuol dire riproducibile? Vuol dire che la mia run, se la eseguo oggi e la eseguo fra 10 anni, avrà lo stesso effetto, quindi andrà
avrà lo stesso comportamento, non come spesso accade con alcuni tool che noi avevamo appunto cercato di correggere questo problema, in cui ogni volta che io eseguo una run, in base a qualche condizione strana o così, il comportamento non è riproducibile. Le run poi a sua volta, questo qua è un concetto che è simpatico, però le run a sua volta devono essere testabili, cioè se io sviluppo, appunto definisco la mia run, quindi la mia esecuzione, la mia workflow, eccetera, eccetera, ma non posso testarlo, fa un po' ridere, perché è un tool di continuous integration, che quindi la prima cosa che serve a continuous integration è per fare i test, che però non è difficile da testare, e quindi noi abbiamo cercato di creare un sistema per cui le run siano testabili, cioè io prima di andare a committare sul mio repository Git, o anche prima di aprire una pull request, se utilizzo le pull request, posso testare in locale sul mio PC o remotamente la run, usando e vedere come si comporta, se ci sono errori, problemi, eccetera, eccetera, senza, quindi, una run testabile, i test testabili, diciamo. Andando avanti col design, come faccio a definire la mia run? Se andiamo a vedere, i vari tool hanno tantissime modalità per definire il loro workflow, cioè tipo chi usa un proprio DSL, quindi un proprio linguaggio, chi utilizza lo YAML come sistema, ma chi cerca di estendere lo YAML anche per però diventare un linguaggio di templating, quindi aggiungendo sintassi che non si sposano completamente con appunto un markup language come può essere lui o anche il JSON, stessa cosa, e quindi invece abbiamo deciso di utilizzare, se volessimo fare, l'utente può definire le run come vuole, può definire in YAML classico, in JSON anche se preferisce il JSON, generarsi invece le proprie definizioni usando il proprio linguaggio di templating che preferisce, e poi semplicemente committare l'output che ha generato sul repository Git, o se no usare il JSONnet, che è un sistema di templating, forse qualcuno lo conosce perché se avete lavorato con Kubernetes o così, ci sono svariati tool che permettono appunto di definire i nostri deployment di Kubernetes, quindi la definizione delle risorse in modo dinamico usando appunto il JSONnet, quindi è un linguaggio di templating per il JSON, diciamo, che è diventato famoso grazie a Kubernetes, e quindi abbiamo deciso di utilizzare quello perché è molto potente. Poi vi faccio vedere anche un esempio. Una cosa interessante potrebbe essere, sempre venuta dal feedback che abbiamo avuto con i nostri sviluppatori, con i nostri clienti, le cosiddette user direct runs, le abbiamo chiamate, ossia l'utente, spesso lo sviluppatore così, esegue i propri test in locale, o ha un PC super potente se deve eseguirli tutti, o spesso non può, e quindi i test avverranno solo quando avrà committato e avrà quindi già messo le sue modifiche su Git, eccetera, eccetera. Noi abbiamo avuto la possibilità, l'utente, di potersi lanciare in qualsiasi momento dal proprio PC i test, quindi lanciare manualmente, diciamo, una run utilizzando il contenuto attuale del suo repository Git, quindi del suo sviluppo, cose anche non committate, per poterlo eseguire su un sistema Agora remoto, quindi praticamente prima di andare a committare realmente su Git o di aprire una pull request, io posso testare che quello che ho fatto funzioni nello stesso identico environment su cui poi va eseguita la mia run quando viene appunto committato su Git o aperto una pull request. E questa qua è una cosa che è tornata molto utile, cioè io stesso quando sto sviluppando Agora o altri prodotti mi piace lanciare appunto la mia direct run direttamente per vedere appunto che tutto funzioni prima di aprire una pull request. Un sistema di permission avanzate l'abbiamo studiato, è un work in progress perché non è ancora stato completamente implementato, però nel nostro design c'è dentro, verrà implementato, adesso l'abbiamo rilasciato a luglio, quindi nei prossimi mesi verrà implementato, sia permettere appunto di dare un role-based access control in modo da dare i permessi a chi possa fare determinate azioni su ogni progetto definito dentro Agora. E poi altre feature come appunto il caching delle dipendenze per velocizzare i task, per evitare appunto che ogni volta che io eseguo una run vado a fetcharmi da un repository tutte le mie dipendenze e così, quindi anche il caching, che è una cosa molto utile per velocizzare,
Queste sono una lista, adesso basta, una lista veloce delle feature che volevamo implementare. Dal punto di vista architetturale volevamo fare qualcosa di facile da installare e gestire, che fosse scalabile e in alta affidabilità, al contrario di altri prodotti che abbiamo visto che poi da quando vogliamo mettere in alta affidabilità o farli scalare facciamo molta fatica, e quindi partire sia da una singola istanza, anche un singolo processo che contiene tutto il nostro Agora, fino a un deployment distribuito su più nodi e comunque in alta affidabilità, quindi senza nessuna istanza primaria eccetera eccetera, ma tutto coordinato e distribuito. Poi vi faccio vedere un po' più nel dettaglio l'architettura, e potrò deployare ovunque. Quindi in questo momento io posso deployarlo su un'infrastruttura classica, quindi macchine fisiche, macchine virtuali, su un cluster Kubernetes, su un infrastrutture as a service, quindi ovunque riesco a deployarlo in modo facile. E ci sono già anche vari esempi sul progetto, se volete vederli. E tutto, ovviamente, forse è l'unica cosa che ho saltato, viene eseguito, ogni task viene eseguito all'interno di uno spazio, di un container, chiamiamolo. In questo momento il container potrebbe essere un container Docker, quindi, o comunque un pod di Kubernetes alla fine, o anche in futuro sarebbe benissimo estensibile anche a una virtual machine. Poi adesso ci sono anche nuovi progetti che abbiamo visto che permettono il concetto di container. Ovviamente va sempre distinto tra l'executor e l'immagine, diciamo. Quindi però io potrei eseguire benissimo un'immagine di un container all'interno di una macchina virtuale invece che all'interno di Docker. Infatti sono progetti tipo quello di Weaveworks, che si chiama, adesso non mi ricordo bene, però esistono anche sistemi per eseguire un container, diciamo, dentro una macchina virtuale. Quindi un po'. E abbiamo cercato di farlo in modo che sia tutto estensibile anche per future tecnologie. Come abbiamo implementato? Abbiamo cercato di essere veloci, quindi di fare, dopo il brainstorming e così, abbiamo cercato di fare un primo proof of concept nel primo mese per vedere un po' internamente che funzionasse, che fosse fattibile, che coprisse proprio le feature minimali che interessavano. Poi è andato avanti lo sviluppo, abbiamo deciso che nel giro di 6 mesi lo sviluppo è cominciato a fine dicembre, primi di gennaio. All'inizio di 6 mesi abbiamo deciso di rilasciarlo come open source. Come siamo usciti a ottenere questa velocità? Abbiamo fatto delle scelte un po' mirate appunto a essere veloci, quindi dal punto di vista delle scelte l'architettura è un'architettura più, diciamo, microservizi, quindi non un monolite ma qualcosa appunto, tanti servizi, ognuno che faccia la propria parte in modo da poterlo anche sviluppare in parallelo, senza bloccarci gli uni con gli altri. E la scelta del linguaggio di back-end, che è il Go, che è un linguaggio che abbiamo usato spesso anche per altri progetti come Stolon, che ci permettono appunto di essere molto veloci nello sviluppo del software e creare qualcosa comunque di veloce, potente e scalabile. Ok, vado un attimo avanti, poi mi fermo se avete domande. Intanto ve lo farò vedere qualcosa di veloce. Qualche concetto base: vabbè, Agora internamente c'è il concetto di utente e di organization, come potrebbe essere lo stesso concetto che c'è su GitHub. Quindi un utente rappresenta un'entità che potrebbe essere un utente umano o anche un machine account e così via, per utilizzare in più le sue API eccetera eccetera da vari altri tool che uno potrebbe scriversi. Un'organization ovviamente è un gruppo di team e di progetti, e gli utenti possono essere aggiunti all'organization e ai team, e poi aggiungere quando l'implementazione sarà completata il sistema di role-based access control. Altri concetti sono progetti e project group, al contrario di GitHub e così, che ci permette di avere un unico livello di progetti, abbiamo deciso di fare qualcosa più potente, quindi ad albero, quindi possiamo avere un gruppo di progetti strutturati come dei directory, diciamo, dentro a cui possiamo mettere i nostri progetti. Questa cosa qua dell'alberatura dei progetti e così può tornare molto utile quando parleremo dei secrets e delle variabili, che sono delle altre, diciamo, concetti di Agora, perché in questo modo potremo creare, utilizzando la gerarchia dei progetti, potremo fare in modo tipo che io ho un mio gruppo di persone di sviluppo
Nella root project group io metto una volta e basta i miei secrets, quindi so, le password per accedere o i certificati per accedere ai miei sistemi di produzione, di sviluppo, senza dover replicare singolarmente per tutti i progetti come spesso accade in altri tool. Invece tutti i sottoprogetti ereditano i segreti del parent. Quindi anche sempre questa qua è venuta fuori come necessità ascoltando i nostri clienti e così. Che sembra spesso fanno molto fatica a tenere aggiornati i vari segreti, eccetera, eccetera, quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di più dinamico, comunque lo vedremo dopo. Poi, vai, ok, il concetto principale è appunto la run. La run è un workflow. Essendo Agola un continuous doer, possiamo chiamare Agola sotto sotto uno dei suoi servizi base che è il run service, sotto sotto cosa fa? Esegue dei task. I task sono definiti nella nostra run. La run è praticamente un insieme di task correlati tra di loro, quindi alcuni task hanno dipendenze da altri task. E alla fine questo è il nostro workflow proprio base. Poi sopra ci sono tutti i servizi creati per gestire questa cosa qua. Ogni task, le run sono fatte di task che possono dipendere da altri task e ma alcuni task poi possono essere eseguiti solo sotto determinate condizioni, tipo posso eseguire un task solo se sto committando su un determinato branch, se sto facendo una pull request, se sto mettendo un tag su Git, quindi eseguire un task solo in determinate condizioni, e ogni task viene eseguito all'interno, appunto, come dicevo, di un container. Questo è un esempio di definizione, adesso non so in fondo se si veda qualcosa, comunque è un esempio di definizione di una run, questo qua fatto nel formato YAML. Quindi io posso avere, questo qua è un file che vado a deployare, forse era meglio che facessi vedere dove lo mettevo. Ecco, io vado a deployare, mettiamo che qua è il mio progetto, adesso trovo uno screenshot di GitHub, io nella mia root del mio progetto faccio una directory chiamata .agola, sotto cui vado a mettere un file chiamato o config.json o config.yaml o config.json.net, in base al tipo di file, l'estensione Agola sa come gestirlo. Questo qua, quindi io quando vado proprio a committarlo dentro al mio repository. Questo qua è un esempio del file in formato YAML in cui metto un insieme di run, in questo caso una sola, con un suo nome e poi una lista di task. In questo caso i task sono due, con un nome. Uno è build go 1.12, l'altro è run. Questo qua è proprio un esempio che troverete anche su GitHub, proprio base per testare una run. E i concetti principali sono appunto che ogni task ha definito un runtime, ossia i container che lo possono eseguire. In questo caso è un container e qua vado a specificare l'immagine, uso l'immagine già presente su questo caso proprio Docker Hub, di Golang a questa versione. Dopodiché, quindi tutti gli step che vado a definire dentro questo task verranno eseguiti dentro questo container basato su questa immagine. Quindi il primo step si chiama clone, è uno step senza neanche un'opzione, è uno step fornito da Agora che praticamente fa il checkout, diciamo clone del Git repository e il checkout alla specifico commit per cui la run è stata triggerata. Poi lo step più utilizzato potrebbe essere run, che esegue appunto dei comandi. In questo caso esegue il comando go build. E poi vi sono altri step più avanzati, tipo il save to workspace e il restore workspace, che vi faccio vedere dopo. Il secondo task è run. Anche lui, adesso questo qua non fa niente, semplicemente esegue il binario compilato nel task precedente. L'unica cosa che ho aggiunto è appunto una dipendenza da questo task. Quindi alla fine, quando io eseguirò questa run, questo qua partirà una volta che questo si è completato con successo. Se vado avanti, poi magari lo faccio vedere anche dal vivo, così facciamo prima. Anzi, adesso guado se ce l'ho di già qua da farvi vedere. Beh, lo faccio dopo, dai. Vado avanti un attimo, poi ve lo faccio vedere. Questo qua è la stessa cosa fatta in formato JSONnet. JSONnet non è un linguaggio complicatissimo, basta capirlo un po', però è molto potente. Ad esempio, io in questo qua ho creato una matrix build.
Praticamente la mia definizione di task, invece andiamo a definire, io volevo buildare però Go 1.11, Go 1.12 e poi, qua è commentato in questo momento perché non avevo un executor per ARM, e poi volevo anche eseguirlo la stessa cosa però sia per AMD 64 che per ARM 64, quindi alla fine sarebbero 4 task. Invece andiamo a definire identici, copiati, incollati, 4 task che sono difficili poi da gestire, perché ogni volta che devo aggiornarne uno devo tenerli sincronizzati tutti e quattro, vado a definire nel formato JSON una funzione che adesso qua non è definita, si vede dopo, task build row, a cui passo due parametri e questi qua sono i due cicli for che mi dicono praticamente chiamare questa cosa qua una volta per 1.11 AMD 64, 1.11 ARM 64, 1.12 e così via, più l'altro task seguente che è identico, che dipende semplicemente da uno di quei quattro, da build go 1.12. Adesso una cosa veloce per far capire che per fare una matrix build, dopo qua ci sono tutti gli esempi su GitHub che sono più comodi. Quello che vi dicevo è che Argol è basato su un workflow Git-based, quindi in base poi a come internamente ogni gruppo di sviluppo si organizza, però se facciamo l'esempio classico del Git Flow, di cui qua abbiamo un'immaginina, si può fare che ogni progetto, ad esempio, sia definito che il repository principale è il repository master. Tutti gli utenti lavorano su altri repository, scusate, branch principale e branch master, tutti gli utenti lavorano su altri branch, ad esempio un branch feature branch che poi viene mergiato sul branch di sviluppo che prima o poi andrà poi nel branch di release e poi su master. Questo è un esempio del Git flow più complesso, c'è chi ci aggiunge anche le pull request eccetera eccetera. Agora si integra in tutto questo. Cosa vuol dire? Che ogni volta che io vado a fare una commit su un qualsiasi branch, automaticamente viene triggerata una run su Agora per quello specifico branch, quindi io posso vedere in tempo reale che una volta che ho committato partono tutta la run e vedere poi il risultato, trovarmelo già nel mio repository come commit status se voglio e così via. La stessa cosa se apro una pull request o se vado a taggare qualcosa su un determinato branch. E quindi praticamente tutto viene triggerato da Git. Io su Agora non vado mai su Agora a fare start una run manuale, c'è la possibilità e tutto di startare manualmente da uno specifico branch e così via, però il flusso appunto che Agora sta lì è integrato con GitHub, GitLab, Git eccetera eccetera, lui semplicemente riceve i webhook per ogni evento che avviene sul repository di GitHub ad esempio e parte a sua volta parte, triggerà la run. Ok, qua vi ho fatto vedere che la run definition è già definita dentro il Git repository, quindi vuol dire che la mia run definition è definita internamente, quindi posso avere per ogni branch, per ogni cosa, io posso modificare questo file qua e poi andarlo, quindi posso anche testare che la mia run funzioni se io faccio delle modifiche alla sua definizione. Ok, questo qua l'ho già detto praticamente, cioè perché usiamo un Git-based workflow? Spesso alcuni tool hanno una definizione della pipeline esterna, no? Rispetto al progetto su cui va a lavorare. Questa cosa qua a noi sinceramente non è mai piaciuta perché questo comporta un disaccoppiamento delle due cose. Innanzitutto qualsiasi persona potrebbe modificare la pipeline in qualsiasi momento se non è committata ma è gestita tramite altri sistemi, magari tramite l'interfaccia web, e poi io non so se io vado a modificare questa pipeline qua, vado a impattare tutti i branch, tutte le modifiche che da quel momento lì della modifica stanno avvenendo, quindi non posso neanche più testare che la mia modifica che ho fatto manualmente o tramite l'interfaccia web funziona ancora sul prossimo deployment in produzione. Invece se vado a committare tutto su Git, appunto come dicevo prima, le testable runs, io posso testare tutto prima di andare in produzione a deployare. Ok, questa è l'integrazione attuale con i vari Git provider, che vi è GitHub, GitLab, Git. C'è anche la possibilità, adesso non è proprio, infatti coming soon, perché non è proprio aperta direttamente lato interfaccia web, di anche integrarsi con un Git classico, basta installare su un, quindi senza nessun sistema come GitHub eccetera eccetera, proprio un server Git classico,
semplicemente installando uno specifico post hook che va a triggerare con Agola e poi altri se in futuro vi sarà richiesta. Vi faccio vedere una cosa veloce, così magari si capisce meglio, se riesco a farvi vedere se funziona la rete, speriamo. Ad esempio, vi faccio già vedere qualcosa di già pronto, così siamo già a cavallo. Se io vado qua, un po' piccolo, forse, proviamo a ingrandirlo un po' se si vede meglio. Ecco, questa qua è un'installazione che ho fatto in locale di Agola. Se andate anche sul sito agola.io vedete che c'è proprio una demo che uno può eseguirsi in locale molto velocemente. In questo caso qua io ho un progetto chiamato Agola Example Go, che abbiamo visto prima, e qua io ho nelle runs, ne ho fatta partire una in questo momento, vedo praticamente che io a un certo punto ho committato su master e quindi è partita questa run. Se vado a cliccare qua vedo cosa è successo, quindi io questa qua è la mia run con questo qua è il titolo del mio commit, il commit ID. Se io vado a cliccare su commit ID vengo rigirato in questo caso l'integrazione su Gitia sulla modifica che avevo fatto, che è una modifica proprio inutile solo per triggerare qualcosa e farvi vedere. Qua vedo il branch, anche qua se clicco torno, vedo appunto il repository su Git e qua vedo i tre task che compongono la mia run. Qua tramite un grafico si vede che vengono eseguiti questi, poi run dipende appunto da quest'altro. Se io vado all'interno, torniamo sul grafico, sono identici, non sono cambiato solo. Se io vado all'interno, ad esempio, se prendo questo task e clicco, vedo la mia lista di step che ho definito. Qua sono un po' di più di quelli che ho messo nell'esempio, perché sennò non si vedeva niente. E tipo, ogni volta che vado a cliccare su uno step, vedo i log di questo step. Quindi, ad esempio, se faccio clone repository, vedo il checkout, il clone del checkout, se faccio restore cache vedo il log della cache, se faccio build the program vedo il log, così e così via. Quindi tutto in modo abbastanza semplice. Posso tornare indietro quindi alla mia run, ritorno sui miei task. Se adesso torno indietro, mettiamo che facciamo un altro commit finto su questo repository, quindi torniamo qua su tutte le run. Adesso non vi faccio vedere la mia shell che ho qua perché se no dovrei girare di là, poi non vedo più niente. Però se vado tipo a pushare qualcosa di nuovo, faccio una modifica veloce, faccio. Adesso dovrei push una nuova cosa, adesso voi non vedete niente, io ho pushato una nuova cosa sul repository git, forse se ho pushato sul repository giusto, ok, e come vedete qua per magia è partita una nuova run perché ho pushato una nuova cosa su git e quindi sta partendo una nuova run che adesso io provo ad andare a farvi vedere se riesco, perché il mouse sul vetro non funziona e quindi non so come fare. Eccolo qua, ho trovato questo inutile touchpad qua. In questo momento vedete sta andando, quindi sono partiti in parallelo questi due task perché non hanno dipendenze tra di loro e quindi vanno in parallelo. Uno è già terminato, questo qua finirà presto e dopo partirà questo qua quando, sì, in verità è già partito, semplicemente non si è ancora refreshato quando è finito questo. Adesso queste qua sono task molto veloci, infatti in 30 secondi hanno fatto tutto e adesso la mia run è completata con successo. Una cosa un po' più veloce per farvi vedere la logica che c'è dietro. In questo momento io ho committato appunto su master. La stessa cosa avviene se io apro una pull request o se taggo e pusho il tag su questo repository. L'altra cosa interessante che volevo farvi vedere, ma ne parliamo dopo, quindi adesso torniamo alla presentazione. Se riesco a farlo ovviamente, qua non c'ho più niente, eccola qua. Allora, l'altra cosa interessante che volevo aggiungere appunto, che abbiamo visto forse anche prima quando abbiamo visto i step speciali che si chiamano Save to Workspace and Restore Workspace,
Cos'è Workspace? I miei task hanno necessità a volte di condividersi appunto l'output di un task, deve essere utilizzato come input a un task successivo. In alcuni tool questa cosa qua era facile perché essendo tutti i task sequenziali ed eseguiti sulla stessa proprio server, diciamo, era facile perché avevo lo stesso file system, i tool avevano accesso a una determinata directory a ogni task, quindi tranquillo. In questo caso qua invece la cosa si fa più complessa perché io ho dei task che sono eseguiti in parallelo anche su sistemi diversi. Se buildo, come avete visto, i miei due build Go che ho fatto prima, sono stati eseguiti in parallelo, quindi potrebbe andare uno su un server, uno su un altro, in base a quanti server installato nel mio sistema. Quindi non è possibile usare un file system condiviso o cose del genere, diciamo. E quindi l'unica possibilità, che è anche quella però che rende questa cosa qua più potente, è quella di utilizzare un concetto di workspace più dinamico, ossia ogni workspace, in ogni task io posso salvare qualcosa dentro il mio workspace, quindi utilizzo proprio un comando apposta in cui definisco una serie di file, un partner, eccetera, eccetera, che devono essere salvati dentro il mio workspace. I task successivi, chiamando il comando restore workspace e dandogli una directory di destinazione, eccetera, eccetera, restaurano tutto quello che è stato salvato nei task precedenti. Ovviamente i task precedenti sono quelli da cui il mio task dipende, quindi è un workspace un po' più dinamico che permette di fare cose molto più interessanti. Ad esempio, se io vado... Ok, questo qua dopo. Se io faccio l'esempio, ho due task, uno che builda per X, per questa architettura, uno che builda per ARM 64 e voglio lanciare i test a loro volta per x86-64, per ARM64, io posso salvarmi in questi task il binario con lo stesso nome. Semplicemente salvo nel workspace questo e questo. Questo task qua, che dipende solo da questo, restaurerà questo tipo di binario, questo task qua restaurerà questo invece questo tipo di binario. Se io avessi un task che dipende da entrambi, nell'organizzazione che ho fatto in questo momento, fallirebbe perché Agora non sa quale tipo di binario, cioè ha due file che si vanno a sovrascrivere a vicenda, quindi fallirebbe. Però questo qua mi permette, giustamente, questo qua mi permette appunto di fare un workspace più dinamico. Ad esempio, questo qua è un altro esempio. In questo caso qua i miei test dipendono da entrambi i task e quindi io vado a salvare questo file qua con un nome, questo file qua con un nome differente. Sia qua che qua, quando restauro workspace, avrò restaurato entrambi i file, avrò restaurato. Andando avanti, l'altro concetto che poi si vede anche nell'interfaccia è la run restart. Ho accennato prima il concetto di run riproducibili e così via. Il concetto che vi ho detto prima di workspace è utilissimo appunto anche per fare la restart delle run, che cosa che un altro tool è praticamente impossibile da ottenere in modo riproducibile. Esempio, in questo caso la restart posso farla ad oggi in Agora in due modi, ossia ripartire da capo, quindi mettiamo che questa, vedete qua c'è una run che è fallita. In questo caso qua quindi tutti questi task seguenti sono stati skippati e la run è stata messa in failed a causa di questo task che è fallito. Cosa posso fare? Negli altri tool, classicamente, una cosa che posso fare è far ripartire tutto da capo. Quindi magari se questi task qua ci hanno messo 12 minuti, io devo aspettare altri 12 minuti per una cosa che è già andata, che già so già che ha funzionato e bene. Invece, avendo io utilizzato il concetto di workspace e salvato, se mi serviva qualcosa da utilizzare dopo, io posso far partire benissimo la run solo dai task falliti. Quindi mi mantengo questi 3-4 task come già funzionanti correttamente e faccio ripartire questo task qua, che è quello che ha fallito, o gli n falliti in altri casi. Questo task qua, se deve restaurare da workspace qualcosa salvato nel suo parent, lo può fare benissimo perché workspace l'ho salvato e ce l'ho dentro Agora nel suo object storage e quindi ho guadagnato, diciamo, 12 minuti. Su cose complesse, ad esempio, se io ho una pipeline monorepo, diciamo,
vabbè, magari non sarebbe bello farlo, però c'è un monorepo che fa tutto, quindi nella mia run definition vado dalla build ai test fino al deploy in produzione. Se mi fallisce il deploy in produzione, io voglio restartarlo, no? E quindi faccio restart solo dai task falliti e riparto da lì. In altri tool dovrei far ripartire tutta la pipeline, quindi aspettare inutilmente magari mezz'ora, un'ora, quello che ci mette questa cosa qua, per ritentare il deploy in produzione, distruggendo tutto il concetto per me di continuous delivery, eccetera, eccetera. Quindi un'altra cosa interessante che abbiamo cercato di fare è anche questa qua. Avanti. Beh, intanto che sono qua, però vedo, avete delle domande, mi fermo un attimo, se no vi tedio troppo. Se ci sono domande, ditemi, se no vado avanti, se avete dubbi, cose del genere su quello che ci hanno detti. Avevo una curiosità. Dimmi. Su workspace, quindi il workspace rappresenta lo spazio in cui i task e salvano i file che utilizzo. Esatto, ogni task praticamente crea, quando io faccio save to workspace, crea una come un layerino, cioè è alla fine un tar, non è niente di speciale, solo che poi vengono tutti nel task che vuole fare restore workspace. Io computo la lista di dipendenze, di task dipendenti, inizio a estrarre questi layer dal parent, quindi dal root task, diciamo, risalendo fino a tutti gli altri parent. Non so se era quella la domanda. Ok, altre domande? State momento? Molto bene. Ok, allora proseguo. L'altro concetto che ho messo prima era quello dei secrets e delle variabili. Ovviamente, essendo un tool fatto anche per la continuous delivery, non spesso devo andare a fare operazioni su macchine, server, cluster, Kubernetes, quello che volete, importanti, potrebbe essere di test ma anche di produzione, però a cui nessuno può accedere liberamente, quindi devo averci una password, un token, un certificato, qualsiasi cosa. Ovviamente queste cose qua non posso mettere dentro la mia run definition, perché sennò sarebbero visibili da chiunque ha accesso al repository. E quindi queste cose qua spesso vanno messe a qualche parte esternamente al repository Git. Esternamente potrebbe essere a qualsiasi cosa. Quindi in Agora abbiamo appunto diviso due concetti, i secrets e le variabili. I secrets sono appunto quelli che contengono dati, segreti importanti. Li posso definire internamente ad Agora, nel suo secret store, diciamo, o di ad Agora dove andarsela a prendere, ad esempio se uso tool esterni come potrebbe essere, che so, Vault di HashiCorp o altri tool nati appunto per fare il secret management, quindi appunto quello scopo lì. Quindi in Agora vado a definire o proprio i secrets con il loro valore o un secret dicendo vallo a prendere da questo tool. E poi alla run invece io vado a passare delle variabili. Perché abbiamo separato il concetto di secrets dal concetto di variabili? Perché volevamo fare in modo che le variabili fossero più dinamiche. Vi faccio un esempio pratico. Se io devo andare a deployare la mia applicazione, quindi ho un task nella mia run che fa il deploy, ad esempio che so, fa il deploy su un cluster Kubernetes, o deve andare a pushare un'immagine su un repository Docker, un registry Docker. Io voglio fare in modo che se va quella cosa qua la sto facendo sul mio branch di sviluppo, vado a fare questo push sul repository, sul registry o sul cluster di sviluppo. Se io vado a fare questa cosa qua sul branch master o quando creo un tag e quindi voglio triggerare il deploy sulla produzione, ovviamente avrò stringhe di connessione a registry differenti, password differenti. E quindi cosa faccio? Non vado a creare tanti task, uno per produzione, uno per sviluppo, eccetera, eccetera. Posso usare lo stesso task e semplicemente passargli un nome di una variabile che è dinamica, quindi che in base, se io ho creato un tag, allora gli passo la variabile contenente il secret di produzione, quindi al valore del secret di produzione. Se io vado a farlo su una branch di sviluppo, vado a passare la variabile contenente invece il secret di sviluppo. Quindi praticamente riesco appunto a rendere più dinamica la cosa e a poter testare le mie run in base all'ambiente, al branch, al tag, alla pull request che sto creando. Ok, qua ve l'ho già detto, ogni progetto,
project group o progetto può avere dei secret assegnati, che possono essere locali o remoti. E i secret sono poi ereditati dai figli. Quindi se io ho un project group in cui ho definito dei secret o delle variabili, questi qua sono ereditati da tutti i miei sottoprogetti. Le variabili invece, appunto, sono, possono avere più valori, in praticamente possono andarsi a riferire un secret e posso fare delle condizioni per cui dico se sto andando su un branch che matcha questo pattern passa il secret produzione, se invece per qualsiasi altra cosa passami il secret per l'ambiente di sviluppo, un esempio pratico. Vabbè, qua un esempio di creazione, adesso vi lascio stare. Ovviamente Agola, non ve l'ho detto, c'è anche una, oltre all'interfaccia web, c'è anche una CLI per poter fare i comandi. Alla fine Agola espone degli API, quindi posso scrivermi io qualsiasi tool che voglio, la CLI si interfaccia semplicemente con le API come fa l'interfaccia web. Per andare qua, un esempio, se io volessi fare una variabile Docker password, gli sto dicendo, praticamente sto definendo una variabile con tre condizioni. Gli dico se questa cosa qua rappresenta una pull request, è praticamente la ref, la git ref che rappresenta una pull request. C'è anche un modo più facile per definirla, ma io volevo fare una cosa così. In questo caso, quindi, se l'evento matcha un commit su questo specifico, quindi che è una pull request, allora vammi a prendere i secret di testing. Se vado solo su master, vammi a prendere i secret di staging, ad esempio. Se invece si tratta di un tag, vammi a prendere i secret di produzione. Tutto questo qua ovviamente lo adatto al mio git flow, quindi in base a come io ho deciso di gestire il mio progetto, senza nessun, diciamo, blocco da parte di Agola, tutto abbastanza aperto e dinamico. E quando nella mia run definition voglio usare una specifica variabile, ad esempio in questo caso qua io passo una variabile d'ambiente, si chiama docker out, al mio task, e la vado a prendere appunto dalla variabile docker password. Quindi questa variabile d'ambiente docker out avrà il valore che in quel momento lì docker password matcha. Quindi se vado su un tag avrà il valore del secret di produzione, se vado su una pull request avrà il valore del secret di sviluppo. Senza però dover creare n task differenti, uno per produzione, uno per sviluppo, eccetera, eccetera. Domande? Un po' incasinata questione di secret, forse spiegata velocemente così, però vi posso, cioè, se secondo me su una prova non è difficile, poi è molto potente soprattutto. Come sono? Ok. Un'altra cosa di cui avevamo parlato prima erano le direct run, ossia dare la possibilità ai nostri sviluppatori di poter testare tutta la run come se avessero già committato, eccetera, eccetera, in qualsiasi momento sul sistema Agora, quindi quello efficace, quindi non sul loro PC, che spesso, a cui spesso non hanno abbastanza potenza, però potrebbero benissimo anche farlo sul loro PC, cioè si lanciano l'istanza di Agora in locale, e la run che io lancio sarà identica comunque, perché essendo tutta eseguita all'interno di container, quindi con una specifica immagine, così il risultato sarà identico. Però se non hanno un PC con 32 giga di RAM eccetera eccetera che riesce a eseguire tutti i test, integrazione, bla bla bla, posso benissimo farlo eseguire sul mio sistema Agora che esegue tutte le altre run di produzione e così via, o fa un cluster dedicato per gli sviluppatori, quello che preferisco. Con un semplice comando, cioè il comando per eseguire la run è questo qua. Alla fine, beh, adesso purtroppo l'ho fatto più complesso, cioè Agola, passandogli il mio token, quindi il mio utente ha un token per ovviamente loggarsi, autenticarsi sulle API, l'URL del gateway di Agola, e poi dando il comando direct run start. Questo comando qua lo devo eseguire dentro un git repository in locale, quindi ho clonato il mio progetto in locale, sto smacchinando, facendo, ho creato un branch, quello che voglio, faccio tutte le mie modifiche, eseguo in qualsiasi momento questo comando qua, e questo comando qua si può nel mio repository fa un finto, diciamo, tutto in modo trasparente senza andare a sporcare niente, fa un commit ad hoc, committando tutte le cose che non ho già committato io in automatico, eccetera, eccetera, crea un commit con un nome speciale,
lo pusha su un repository di Git interno ad Angular che triggerà la direct run. La direct run la vedo, adesso scusate se non mi ricordo più dove ero, ero qua forse, non è qua, non lo trovo più, ma prima o poi lo troverò, eccole qua. Dove siamo? Siamo qua. Le direct run le vedo sotto ogni utente, cioè se io torno sul mio utente e vado in direct runs, qua le vedo, in questo caso ne ho provato uno un'ora fa per evitare di fare figure meschine, quando venivo qua la lanciavo e non andava niente, ha funzionato, adesso se volete faccio il figo ve ne lancio un'altra, però alla fine era semplicemente, è identica appunto in tutto a una run normale, però la lancio dal mio computer, adesso io non so se riesco a far vedere la shell qua, no, non funziona più niente perché ho sbagliato tutti i tasti. Se io faccio qua, lancio questo comando, cioè il direct run è piccolissimo, scusate, magari se lo facessi un po' più grande si vede un po' meglio. Sto facendo un casino. Ok, se io lancio questo comando qua, direct run start, e così lui semplicemente cosa fa? Prende tutte le modifiche che ho fatto in locale, fa un altro commit, le push su un repository interno di Angular e qua in teoria dovrebbe apparirmi, ecco, una direct run. Quindi in questo momento gli sviluppatori possono testarsi le cose in modo dinamico, ed è una richiesta che all'inizio ho detto, ma sì, ma facendo brainstorm ho detto, ma è inutile, cioè nel senso committate, pushate su un vostro branch e chi se ne frega, invece alla fine è tornata molto utile ed è apprezzata da molti, appunto perché in qualsiasi momento uno può testarsi tutto quello che vuole su un sistema remoto con un singolo comando, alla fine ci sono altri modi per eseguirla, ma così diventa molto più comodo. Poi alla direct run posso anche simulare tutte le varie condizioni, quindi posso dire esegui questa direct run, però simula che sia che ho creato un tag, non che ho pushato qualcosa, simula che io ho aperto una pull request, quindi posso testare le mie run proprio cosa succederebbe se, quindi posso passare delle variabili che voglio io invece eccetera eccetera, proprio posso simulare qualsiasi condizione, quindi torna molto utile. Quindi in questo caso non c'è il no, non succede niente, pusha le mie pusha il repository però su un repository Git di Angular, un servizio di Angular, perché usando sempre Git, perché in questo modo qua se ogni volta che vado a modificare non devo pushare tutto il contenuto del mio repository, ma solo le modifiche, e quindi è veloce, però sul mio repository ufficiale non succede niente, ma anche in locale non succede niente, cioè mi appare un file sotto la directory.git che poi viene rimosso, ma non vado a rovinare il tuo work tree interno, cioè, quindi abbiamo cercato di farlo in modo che non facesse nessun effetto indesiderato, diciamo. Ok, quindi vabbè, poi ci sono un po' di opzioni, tipo appunto se io metto meno untracked false, perché default è true, proprio pusho solo i file che sono stati modificati, già tracciati da Git. Se metto questo qua true o lascio di default, mi pusha anche tipo se ho creato un nuovo file, quindi non ho ancora aggiunto al work tree, mi pusha anche quello, quindi in passo posso anche gestirmi tutte queste cose qua, come opzioni ignore, un po' come git commit, e cioè, poi le stesse opzioni, cioè. Ok, come funziona ve l'ho già detto. L'altra cosa importante e molto utile è il caching, ossia il fatto che se io, che so, adesso vi faccio un esempio pratico, voi, cioè un esempio più eclatante, più comodo in più, cioè, NPM, no? Cioè il Node Package Manager, ogni volta che faccio NPM install lui si scarica il mondo, infatti 2/3 della banda internet, 1/3 occupato da Netflix e 2/3 sono occupati da NPM install, si dice, e questa cosa qua richiede tempo. Se io tutte le volte volessi, cioè tutte le mie run devo andarsi a prendere remotamente queste cose qua, perdo, oltre a consumare tanta banda, perdo anche un sacco di tempo, quindi
molti tool, alcuni tool, diciamo, adesso non mi ricordo quali, hanno la possibilità, quindi abbiamo aggiunto anche ad Agora perché è utile, di salvarsi una cache. Quindi io nella mia definizione delle run provo innanzitutto, prima di fare l'npm install, provo a restaurarmi una cache dei miei pacchetti npm, ad esempio, se esiste già, quindi l'npm install che eseguirò dopo non farà praticamente niente perché le dipendenze sono già tutte presenti, e poi dopo me la salvo, mi risalvo la cache se c'è qualche modifica, e quindi io aggiungo praticamente due step, come c'era il save to workspace e il restore workspace, c'è anche save cache e restore cache, che accettano una lista di chiavi. Ad esempio, adesso vi faccio un esempio, forse ce l'ho qua, ma non con npm, dopo torno indietro, ma con la stessa cosa. Questa qua è la cache dei Go modules, comunque logicamente è la stessa, come potrebbe essere la directory .m2 di Maven per chi sviluppa in Java, eccetera eccetera, stessa cosa. In questo caso qua, cioè, nel mio task di build, io prima di eseguire la compilazione, cosa faccio? Faccio un restore cache in cui gli dico restorami una cache che ha questo nome, la cache è per progetto, quindi non vado a impattare altri progetti o cose del genere, che ha questa chiave. Questa chiave qua ha fino un template, ad esempio questa cosa qua io l'ho chiamato go mod cache sum, e poi questo valore qua è il checksum dei file go mod, un po' come il package json.lock, il pom.xml che usa Maven, eccetera eccetera. Quindi in questo caso qua, perché la faccio così? Perché se questo file qua non è cambiato, vuol dire che le dipendenze non sono cambiate, e quindi io ho la possibilità che questa cache qua esista di già. Se non esiste, cioè la prima volta che eseguo la cache vuota non esiste, cosa fa? Non esiste questa chiave qua, quindi non restaura niente. Qua scarica, compilo, quindi scarica le nuove dipendenze, le va a mettere qua dentro, e poi salvo la cache, quindi questa volta qua salverò una cache con questa chiave qua che contiene questa directory. Tutte le volte successive che eseguirò questo, che partirà una run che la cui chiave è identica, quindi nessuno ha cambiato il file go.mod, io questa cosa qua invece di stare lì a aspettare che venga tre volte fetchato, la restore dalla cache, quindi la compilazione non andrà più a scaricarsi nulla, e ho ottimizzato le mie cose. Stessa cosa posso fare appunto con Maven, npm, Ruby Gems, tutte così via, tutte in base al linguaggio che voi utilizzate. Ok, per calcolare la chiave, qua ho usato questa funzione md5sum. Posso praticamente la chiave è un template Go. Un template nel linguaggio, diciamo, Go template, che è molto semplice, ti sembra un po' Jinja 2 del Python, e posso usare delle funzioni speciali che mi possono tornare utili, ad esempio appunto o l'md5sum o il show256, o poi in una variabile d'ambiente il nome del sistema operativo, perché spesso la cache magari ha delle parti compilate, quindi devo fare chiavi differenti in base all'architettura o al sistema operativo, non posso usare la stessa chiave. Il giorno, il mese, l'anno, perché ad esempio vorrei cacheare, fare una chiave di cache diversa per ogni giorno, quello che voglio io, posso usare un po' di queste funzioni qua per definire il mio template, e quindi averci appunto una chiave dinamica in base a delle condizioni. Domande? Ti annoiando? No. Non ti butti giù, eh? Ah, poi l'altra feature è che alcuni task posso definirli che richiedono un'approvazione. Che so, un esempio più classico, magari il deploy in produzione, le prime volte non lo faccio partire in automatico, ma voglio farlo partire manualmente, e quindi metto un task che richiede un approval, e quindi la mia run si fermerà qua in waiting approval finché io non clicco, se ho i permessi giusti vado là, approvo e avanti. L'altra cosa è, se su gruppi di lavoro più complessi, tipo dei nostri clienti che sono un po' più organizzati, in modo un po' più complesso, chi c'è solo il release manager o quello che è che può dare l'approvazione della task, o altre volte
l'esecuzione deve essere approvata da più persone, quindi non basta che uno dia, quindi abbiamo voluto anche implementare queste feature qua in cui n persone devono poterla approvare in modo che il task parta. Bene. Ma prima di approvare si può fare un check su qualche cliente? Beh, te lo fai te, nel senso, qua spesso c'è chi fa, appunto, se hai una run che fa tutto, builda, deploya sull'ambiente di staging, poi magari aspetta l'approvazione che chi ha fatto gli user acceptance test su staging dia l'ok, allora può andare avanti e parte magari il deploy su produzione o un altro task, cioè il deploy di produzione a sua volta può aspettarla, può, sì, si può fare appunto, essendo il workflow, la run dinamica facendo dipendenze, uno può costruirsi tutto quello che vuole, quindi sì, si puoi fare anche quella cosa, era questa la domanda? Sì, okay. Sì. Chi è? Ciao! Ma le run sono soltanto singole, una run può partire soltanto se la run è terminata, nel caso la run si ferma solo per un buffer, successivamente se rimane in coda? Rimane in coda perché, ad esempio, sullo stamp, qua puoi fare varie condizioni, però di default se io ho fatto un tag, cioè che io ho definito che nel mio workflow interno ogni volta che taggo, metto un tag o qualcosa, questo debba essere deployato in produzione, mettiamo, o se committo su master, stessa cosa, tutte quelle che vengono, che sono tag o che sono un commit su master, si accodano, perché appunto se io qua sto deployando la versione 0.1 ed è in attesa di un'approvazione, cioè non ha senso fare, arriva dopo la 0.2, non ha senso che parta in parallelo perché sta aspettando che vada a 0.1, e quindi cosa faccio? O approvo questa, o se ne è già arrivata nuova, io questa qua la blocco, schiaccio stop, quindi questa qua si ferma e parte quella dopo. Però adesso non è ancora implementato, la logica che c'era dietro è quella che uno poi, aggiungendo qualche opzione così, si possa scegliere lui come fare, cioè in senso, ci sono varie condizioni, alcuni vogliono che le run vadano in parallelo perché non è un deploy in produzione, quindi non ne frega niente, quindi c'è l'opzione per farle andare tutte in parallelo tranquillamente. Alcuni vogliono che se sta andando una run, ne push un altro commit, quella che sta andando venga interrotta, venga stoppata, quindi ci sono tante opzioni in base alle esigenze che si possono scegliere, ecco, di default è at most once, diciamo, quindi perché copre il caso meno critico, però uno poi con le opzioni può scegliersi come vuole. Ho risposto alla tua domanda? Mi fa piacere. Altre domande? Interrompetemi quando ne avete. Vabbè, per fare la prova basta mettere questo flaggettino qua a true, e così richiede la prova. Poi ci sono altre cose, appunto l'autenticazione di Docker Registries, perché abbiamo aggiunto anche questa possibilità qua, cioè non è che io vado sempre su Docker Hub, spesso ho un registro interno, o ce n'ho anche più di uno in base appunto se sono in produzione, il mio registro di sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi visto che Agola utilizza i container di andarsi a prendere le immagini, dove se va a prendere queste immagini qua, può andarsi a prendere dove io gli dico di andarsi a prendere, quindi nei Docker Registry che gli dico quando specifico il nome dell'immagine, e poi ovviamente per alcuni registri vogliono autenticazioni, quindi c'è anche una parte che posso mettere sia globale, sia a livello di singola run, sia a livello appunto anche di singolo task, in cui vado a mettere dentro come mi autentico ai registri in base al loro URL, diciamo il loro prefix iniziale, e anche questa cosa qua, l'utenza e la password posso sia metterli in chiaro se voglio, o se no andarmene a prendere da una variabile, quindi dai secrets di Agola come abbiamo visto prima. Poi, cosa c'è ancora? Boh, no, quasi finito. Ecco, dove sono? 12:20, dai, pensavo peggio, ci siamo stati dentro, anche perché poi avrete fame, no? Quindi, dai, fate qualche domanda e poi andiamo a mangiare, no? Ditemi se c'è qualche dubbio, domanda, volete vedere qualcosa dal vivo e così, se riesco. Il problema di non andare in produzione, quindi di non avere deploy in produzione, significa sostanzialmente che se vengono fatte più commit da più persone, magari da gruppi diversi, eccetera, che potrebbero portare a mettere qualcosa in produzione,
lo script però ha una sorta di variabile statica di controllo per evitare che vengano fatte in parallelo queste cose. Ah, no, nel senso Agola cosa fa? Semplicemente ogni volta che viene triggerato una run, cioè faccio l'esempio pratico, se io adesso vado a fare, faccio proprio così, no? Faccio vedere velocemente se riesco, il mouse non va. Se vado in più qua, no? Io adesso ho le run. Se qualcuno committa su master, adesso faccio amendo, una volta, no? Qua ho committato una volta su master, poi arriva dopo 2 secondi, arriva un altro che committa ancora, no? E di qua partono, adesso ne è arrivata una, ne è arrivata un'altra, no? Semplicemente questa qua, finché non è finita questa, queste qua rimangono così di default. Poi posso scegliere io come fare. Ovviamente Agola adesso è fallita, vabbè, però Agola si sta adattando a quello che voglio io, anche il mio workflow, quindi decido io un po' come vado. Deve essere caduta la rete, secondo me, quindi non si è più a fecciare le immagini. Ah no, qua è fallito perché ho ricommittato e quindi questo commit qua secondo me non esiste più sul repository. Va bene, comunque, no, è per far vedere, non so se ho risposto alla domanda. Cioè, è una cosa che può essere utile, quindi default è così, però uno può anche scegliere di far andare tutti in parallelo, chi se ne frega, perché dice questo qua uso solo per fare i test di integrazione, quindi non ho bisogno che vengano serializzate, diciamo. Ho risposto? Sì. Grazie. Altre domande? Non so cosa posso altro dire. No, non volevo. Ah sì. Allora, facciamo un po' di presentazioni. Allora, questo. Vede, sì, non va. No, vai, con calma. Agora.io è il sito ufficiale di Agora, in cui dentro, vabbè, qua è la home page con un po' di presentazione, c'è una pagina try it, in cui se uno vuole provarsi in locale usando un Docker, questo qua è il comando per startare, questa immagine qua, Agora demo, contiene tutti i servizi eccetera eccetera, quindi è tutto in single process, diciamo, o se no uno può anche distribuirselo come vuole. E poi dopo questo qua è proprio un demo veloce in cui uno lo testa con Git, come alla fine ho fatto io qua. Io qua ho creato un repository su Git che è integrato con il mio Agora locale. Quindi se volete testarlo, sono 4 step in croce, però riuscite a testare tutto, fare tutte le vostre prove. E poi vi è la documentazione, che adesso è un po' in fase embrionale, però copre un po' tutto, nel senso che vi fa vedere come installarlo, come configurarlo, ad esempio con Kubernetes, i vari concetti, tutta la reference della run, cioè il file YAML, JSONet e JSON che vi ho detto prima, il punto Agora config, qua c'è la reference con tutte le varie cose, quindi la run è una lista, può contenere una lista di task, c'è anche la condizione tipo when, cioè quando eseguire questa run qua, l'autenticazione Docker, cioè tutte la reference con un po' di esempi di tutto. Poi ovviamente se qualsiasi cosa notiate che non va bene, basta poi una issue sui repository. Il repository principale di Agora è questo qua. Segni tab, va. Con calma, arriva. Ecco. Siamo già aumentati, avete dato la stellina voi per caso? Chi è che ha dato la stellina qua dentro? Perché sono aumentate. Bravi. Ah, vabbè, siete che qualcuno. Se volete contribuire, il massimo dei soldi che vi chiediamo è quello di dare una stellina. Ecco, questo qua è il costo creato da voi, Agora. Perché è un progetto open source, rimarrà sempre open source. Quindi almeno se avete apprezzato, non apprezzato, ma anche se vi fa schifo, date la stellina comunque, cosa vi costa? E così, questo è sì, il progetto qui, come piccolo qua, vabbè, scusate, forse voi là in fondo non si vede molto bene. A parte le stelline c'è già qualche branch, no, io non ho guardato, a parte le stelline. Fork intendi? Ma allora, è rilasciato da 2 mesi, quindi sì, abbiamo, guardate, c'è una pull request, questo è un nostro collega.
che mi sta facendo un sacco di pull request, quindi è bravissimo, Carlo Mandelli, non so se lo conoscete. E poi c'è avuto una da una persona esterna, però il problema è che con quei progetti, cioè, con i progetti qua bisogna anche, ci vuole un attimo di tempo di rodaggio, per esempio, che so, adesso vi faccio vedere cosa è stata, cos'è quella roba qua, vi faccio vedere Stolon. Senti, non riesco proprio a andare, non riesco a fare più niente qua, proprio non riesco a fare niente di niente. Stai la notifica, ti sto rompendo le scatole, silenziami. No, non è questa, niente. Quando riesco a fare qualcosa ve lo dico, Allora. Ok, vabbè, qua c'è pure su Stolon e adesso siamo arrivati a 2351, poi i primi mesi è stato molto faticoso, perché o sei Google che fa un progetto che tipo fa le pernacchie, ma 6.000 stelline solo perché fa le pernacchie, o se no altri progetti hanno un po' più di tempo per rodare, quindi bisogna un attimo anche espandere la voce, così comunque dai, ci siamo, ci piace, cioè la gente deve cominciare a usare, anche noi internamente lo stiamo iniziando a usare adesso, perché abbiamo rilasciato 2 mesi fa, adesso stiamo migrando gli sviluppatori, stiamo migrando i loro ambienti di sviluppo da un altro tool, diciamo, ad Agola. E poi anche speriamo che anche alcuni nostri clienti siano interessati, iniziarlo un po' a portare e così via. Diciamo che è nato appunto venendo, ascoltando un po' tutti i requirement. Andiamo avanti. Domande, scusate, intanto che io qua dove siamo? Qua siamo qua, siamo qua, ok. Cambio le slide. Ah, l'altra cosa, beh, qua un po' di esempi, se dopo volete vi faccio vedere. Questa qua è l'architettura di Agola, che vabbè, sembra un casino, in verità no, è stato fatto a microservizi. Quindi, diciamo che i servizi principali sono il run service, che è quello che proprio materialmente esegue le run, ossia è uno scheduler alla fine che in base alle dipendenze parla con gli executor che eseguono i task. Io posso avere n executor sparsi in giro su macchine fisiche o direttamente eseguiti dentro un mio cluster Kubernetes, ma posso essere anche n cluster Kubernetes, non sono limitato a un singolo cluster, posso avere quello che vuoi, posso mischiare un po' di cluster Kubernetes, un po' di macchine fisiche con Docker, un po' di macchine su Amazon, un po' di macchine su Google, basta che si possano parlare e sono a posto. Quindi non sono limitato e così. Tutti questi servizi qua sono scritti, sviluppati per essere naturalmente scalabili, quindi non c'è nessun single point of failure, diciamo. Quindi posso avere n run services e loro si shareano il lavoro, n configuration service. Il gateway è il punto di ingresso, quindi tutti questi servizi qua sono, diciamo, servizi interni, non devono essere esposti agli utenti. Agli utenti vado ad esporre solo il gateway, perché lui si occupa appunto di girare le richieste ai vari servizi e anche tutta la parte appunto di autenticazione, autorizzazione. Quindi il gateway è il punto d'accesso, anche questo qua posso avere n gateway. Ai gateway chi accede? Accedono, vabbè, i client API, che è come l'interfaccia web o la command line o qualsiasi tool sviluppato per integrarsi con le API, con l'interfaccia web, e anche i cosiddetti chi invia i webhook, cioè GitHub, se mi sono integrato con GitHub, GitLab e Git, ogni volta che io commit, eccetera, eccetera, triggerano un webhook che viene mandato sul gateway, che è poi quello che mi fa partire, che poi parla con i run service e così via, e mi genera la mia run che poi parte. Le dipendenze, alla fine, questi qua sono i prodotti, sono due dipendenze, uno è etcd, ossia il distributed key value store utilizzato anche da Kubernetes, eccetera, eccetera, e l'altro è un object storage, che potrebbe essere un object storage vero e proprio, quindi Hashcube, cioè di Amazon, ma anche un Minio, qualsiasi, un Ceph, Rados Gateway, che parla lo stesso protocollo Hashcube, o un qualsiasi file system. POSIX, se ho una singola istanza di tutto questo, come quando lo eseguo in locale, è un file system normale. Se ho tante istanze posso usare un NFS, un Ceph FS, qualsiasi file system POSIX. Come vedete abbiamo deciso di non metterci il database. Quindi tutte le cose, alla fine noi ci siamo scritti internamente per il run service, per il configuration service,
una nostra layer che fa da database, diciamo, cioè non esiste tutti gli altri tool hanno alla fine sotto un database SQL, a parte, vabbè, Jenkins no, perché è single istanza, single core, scrive su file system, perché non c'ha concorrenza, non c'è niente, è un unico processo, quindi non c'ha bisogno di niente, infatti noi volendo scalare tutto così, il database sarebbe stato un database SQL, come potrebbe essere un Postgres e così, sarebbe stato comunque un singolo punto, diciamo, perché possiamo sì mettere un'altra affidabilità e va bene, però comunque su lui una singola istanza, diciamo, in cui tutti vanno a meno che non faccio installazioni un po' strane o cose del genere, quindi abbiamo deciso di evitare quella cosa qua per non aggiungere ulteriori complicazioni. Praticamente mi basta un etcd che comunque si installa in pochissimo tempo, non richiede nessuna configurazione, e un qualsiasi object storage o file system, e dietro quindi c'è un grande lavoro per creare un layer di comunque sia atomico, consistente, durabile, immutabile, per fare tutte le cose però in modo distribuite, cioè tipo il config service internamente alla fine salva tutti gli utenti, i progetti, tutto, andando sull'object storage. Poi internamente ogni servizio in verità c'ha una cache che in questo momento è un SQLite che si sinca dai dati su object storage, ma è una cosa extra che posso distruggere e ricreare in qualsiasi momento, quindi tutti i dati stanno semplicemente qua, se ne può rendere ancora più scalabile. Non so, altre domande sull'architettura? Ce l'avete? Dimmi, caro. La gestione delle utenze, prima hai parlato che si possano user token. La mappatura degli utenti, la partenza di gruppi, va bene? Allora, bella domanda, nel senso che adesso i gruppi sono ancora in i team, diciamo i team role based access control è ancora in fase di sviluppo, però avendo integrato con un tool appunto come GitHub, in questo momento io l'integrazione utilizza OAuth2 o OpenAID Connect. Quindi io quando è molto semplice, cioè nel senso che quando una volta che ho integrato il mio tool, io semplicemente per aggiungere un nuovo utente mi faccio register, adesso qua non so se esiste utente, faccio register l'utente, questo qua quindi va su, posso scegliere registra tramite Git, GitHub in base a quelle che ho configurato io, con cui mi sono integrato, quindi mi logo su Git o GitHub, e automaticamente mi sono registrato di qua, quindi la login avviene sempre utilizzando OAuth2. Quindi poi dopo abbiamo aperto una feature per poter usare anche un DB locale degli utenti o potersi integrare con LDAP e cose del genere. In questo momento abbiamo cercato di fare la cosa per cui c'è stata più richiesta anche dagli utenti, ossia quello di non averci nessuna gestione separata, diciamo, degli utenti, ma registrarmi tramite il mio repository Git e poi loggarmi tramite di lui, quindi non averci password locali, eccetera, eccetera. Ovviamente però i token sono locali, quindi se io vado nelle mie preferenze dell'utente, facciamo dall'interfaccia, user settings, beh, qua posso fare un po' di cose, tra cui anche creare o rimuovere i miei user token, perché user token ne crea uno nuovo, lo chiamo Pippo, creo il token, qua mi appare il mio token che devo copiarlo adesso perché poi non è più visibile, e questo qua è quello che poi utilizzerò per interfacciarmi se uso la CLI, quindi la CLI passo il mio token e sono a posto. Non so se è questa la domanda. Invece i progetti, ve lo faccio vedere adesso, grazie, mi hai dato il là per un'altra cosa che forse risponde meglio alla tua domanda, che è plugin, estensioni, molti tool hanno il concetto di plugin, che sono dei moduli che tu ci metti dentro e cambiano il comportamento, aggiungono feature, eccetera, eccetera. Noi abbiamo deciso di evitare qualsiasi cosa che rappresentasse un plugin, un'estensione, nel senso che, cioè, considerate come delle librerie da buttare dentro. Abbiamo deciso di farlo in ottica un po' più moderna, quindi praticamente avendo un'architettura in microservizi, ogni servizio espone le sue API. Io posso benissimo scrivere un altro servizio che si interfaccia con queste API per sviluppare cose che
non sono nel core di Agora, ma quindi praticamente il mio plugin in verità è un nuovo servizio, diventa semplicemente qui un nuovo processo che mi vado a deployare, così. Per esempio, questi qua sono gli esempi che stiamo sviluppando internamente per migrare ai nostri, dal vecchio sistema al nuovo. Alcuni sviluppatori stanno sviluppando questi tre, diciamo, nuovi servizi che poi rilasceremo open source come esempio, perché poi uno può adeguarli al suo ambiente. Ad esempio, Chat Notification è un semplice plugin, è un semplice servizio che si mette in ascolto su API di Agora, che mandano in streaming tutti gli eventi sulle run, quindi ogni volta che una run viene schedulata, parte, fallisce o completa con successo, e questo qua, in base alle logiche che uno vuole, va a mandare notifica su internamente, beh, su Slack, che sarebbe il più famoso internamente. Noi ad esempio usiamo Rocket Chat, però è la stessa cosa, quindi c'è un canale sul canale che noi abbiamo deciso di fare, lui manda le notifiche. Quindi facendo un semplice processo, che poi si potrebbe anche fare un progetto più ampio in cui vado già a fare le possibilità di integrarsi con N sistemi, eccetera eccetera, uno si è fatto la notification. Automatic project creation è un'altra cosa, cioè se io magari ho la mia organization su GitHub e voglio che ogni volta che vado a creare un progetto su GitHub venga già creato anche su Agora l'integrazione col progetto, quindi il fatto che ci siano il progetto su Agora e quindi che ogni volta che committo arrivi in un webhook e tutto del genere, tutte queste cose qua, posso fare un tool che semplicemente ogni volta che vede che su GitHub appare un nuovo progetto lo va a creare su Agora. Basta, cioè, quindi senza creare proprio plugin che vanno a installare dei file dentro, è un nuovo processino che parte e fa quella cosa lì. Questo è un po' il concetto, che è un po' poi cioè nulla di nuovo, cioè Kubernetes è fatto allo stesso modo, cioè tanti servizi, ognuno fa la sua cosa, e cioè, poi la gente aggiunge i nuovi servizi che potrebbero essere servizi core. Quindi, ad esempio, che sotto la parte di gestione del networking a volte deploy appunto dei servizi tuoi, o potrebbe essere un operator che appunto gestisce, aumenta le logiche di scheduling, quelle cose lì. Stessa cosa, tutto integrandosi con le API. Che dove aveva finito? Vabbè, deployment. Altre domande? Da 1.40, ci siamo. Dai, vi lascio stare, abbiamo finito. Se non ci sono più domande, la chiudo qua. Grazie a tutti.